Degno erede di Tebaldo nell'usura, non confesserà mai che per mano d'altri uscite col suo denaro. Siete come lo scarabeo che raccoglie molto sterco e con grande lavoro lo appalottola, ma d'un tratto passa un asino che mette lo zoccolo sopra lo scarabeo, spiaccicando l'uno e l'altro in un attimo. Pensate di portare la vostra ricchezza nell'angusto ingresso che è la porta della morte? Che stento potrà attraversare l'anima sola e nuda. I ricchi pensano di essere Dio e sono loro che chiamano giustizia. Coraggio! Popolo di Padova, danneggiato nel corpo e nello spirito degli usurai, che il tempo della vostra ingiustizia sta finendo! Parlo a te, Tebaldo! E agli usurai, a tutti i banchieri e alle nuove perfide genie che tra di voi si stanno formando. Vi siete arricchiti succhiando il sangue di chi ne aveva bisogno. Avete reso poveri ricchi e cancellato dalla vita i poveri, senza pietà, solo per il vostro riscontro, per la vostra ricchezza, che a nulla vi servirà. Siete bestie feroci, perfidi usurai. Siete cresciuti forti, innumerevoli sulla terra. Avete denti da leoni. Portami dentro. Non rispettate né al Signore né agli uomini. Chiunque di voi abbia anche una sola piccola piaga, e come cani ve la leccate. Io vi garantisco che quella piaga ora è mia. E io la sanerò nel nome di Dio!